Adesso vi racconto due storie profumate che mi sono successe questi giorni. A proposito dei coiati classici, bandì, non ce l'ho più, ma ogni qualvolta che ho bisogno di qualche profumo che mi dia una carica, una forza in più, un carattere che trasmette il messaggio non verbale dicendo che non sono una bambina e non sono così semplice come sembro, ma che sono una donna molto forte. E ogni qualvolta che ho bisogno di questa. Ok, ogni qualvolta che ho bisogno di questo umore mi metto dei coiaci, soprattutto Nudiflorum lo uso abbastanza. E, ieri lo indosso, arrivo al parquet dove incontro la mia carissima amica, i nostri bambini giocano insieme. Non so se mi dovrebbe guardare, chissà se si riconosce in questo video. E lei ci diamo un bacio di saluto e lei mi fa: "Ma tu fumi?" No. Ah, perché sentivo l'odore. Ah, adesso siediti comoda, tesoro, e ti racconto. Questo è un profumo cuoiato che ovviamente ha in sé le sfumature di fumo. Ma sai perché? Lei, poverina, doveva guardare il figlio, ma l'ho messa lì e ho detto: "Ma sai perché?" Perché questa famiglia olfattiva, questo genere di profumi è nato post-guerra, seconda mondiale, quando le donne emancipate, più forti, hanno iniziato a fumare e quindi per un po' mascherare, sfumare, nascondere, no, abbinare questo odore di fumo, hanno inventato per esempio Bandit, che è un misto di tabacco, di fumo, proprio per me quello recente sa di posacenere e di cuoio isobutilchinolinico. L'altra cosa è successa alla mia amica di San Pietroburgo, vorrei condividerla per vedere cosa ne pensate voi, perché io proprio vi giuro di essere dall'altro polo di questo problema, non riesco a cogliere il problema, non lo capisco e forse sono io che ho qualche problema nella vita, no? La mia amica aspettava la bambina dall'asilo e è andata a sentire tipo dei profumini low cost da Tigotà, come se fosse Tigotà lì. Noi cambiamo sempre le impressioni, le racconto spesso dei profumi low cost, lei volentieri le va a sentire e lei aveva questa possibilità, è andata a sentire profumi low cost. E mentre annusava i profumi low cost, mass market, è entrata una di quelle mamme più snob, più magari ricche, che ne so, della scuola e l'ha beccato a fare questo gesto terribile. E la mia amica tutta ci è rimasta male, tutta nei complessi, dice: "Oh, io giro con una macchina migliore, vestiti di brand e lei mi vede annusare profumi low." Ditemi, nel mio piccolo dico che io solitamente brand di marchi, così, modello della borsa, della scarpa, non li riconosco, ma non è che solo non li riconosco, non guardo. Da poco ho iniziato a distinguere se è un diamante vero o no. Non guardo brand di orologi. Vabbè, mio marito è appassionato di orologi e un pochettino ho iniziato a guardarli. Cioè, nel senso, non è che li guardo, li noto se ci sono. In realtà non noto nient'altro. L'unica cosa a cui faccio attenzione, ok, a parte come parla una persona, questo è già un altro discorso. Denti, quelli guardo. Denti. Se sono tutti suoi in bocca, se ce ne sono tutti in bocca, se i canini sono bianchi, ecco, denti guardo. Perciò non sapevo proprio essere d'aiuto alla mia amica, ho detto: "Guarda, io il problema di questo sono complessata, ma tanto tanto complessata, ma non ho problemi di questo genere. Cosa penserà di me qualche mamma del bambino?" Dire che questa filosofia di impero bizantino mi è molto lontano. Anzi, cioè, proprio da noi c'è anche un detto che dice: ti incontrano a seconda dei vestiti e ti accompagnano a seconda del cervello. Non so se lo traduco bene, ma avete capito il senso. Anzi, io credo così, che se una persona veramente old money, quindi ricca in più generazioni, ennesima generazione ricca, non dimostra mai la sua ricchezza visivamente. Sì, ovviamente si veste bene, si coccola, si ama mettere dei tessuti naturali, come, non lo so, cuoio, seta, camoscio voglio dire, no, cashmere, ma non, si non un brand qua, un altro qua. Invece chi è new money lo vuole dimostrare a tutti i costi e usa la Lamborghini
color insalata. Finiti i miei discorsi populisti, vi dico una cosa. Allora, abbiamo due blind test in arrivo. Il primo, ho 65 campioncini di Michele, MGB, e ho 5 profumi di Chiara. Vorrei iniziare con... No, 4 profumini di Chiara. Vorrei iniziare con quelli di Chiara. Io vorrei chiedervi invece che formato lo facciamo. Facciamo tutto formato storie o facciamo tutto formato video? Perché così posso girare video e chiedere nel frattempo le risposte, e così vi metto subito la risposta, tipo parlo e qua c'è già la soluzione. Fa più magari interesse, più effetto fare così. Quindi storie o video? Non lo so, non sono più abituata a fare queste cose. Per 65 profumi di Michele ovviamente farò più tranche, e secondo me mi conviene fare dei video 5 5 5 5 5.